spent the weekend getting even. Amici di Faro TV, ci sono dei luoghi nel nostro territorio che non sono semplici posti dove degustare cibo, dove mangiare. Ci sono dei posti come il ristorante Montecucco, dove ci troviamo in questo momento, che sono un vero tempio della gastronomia. Qui si sposano tradizione, cultura e un credo familiare senza paragoni. Quando si tratta di parlare di produzione e di prodotto agricolo, uno dei termini più conosciuti è la filiera corta. Ebbene, qui all'azienda agricola Roberti e in particolare al ristorante Montecucco la filiera non è corta, è cortissima, perché dalla trasformazione alla lavorazione all'allevamento delle carni al piatto che viene servito, come in questo caso qui nella splendida sala del ristorante, passano veramente poche centinaia di metri. Quindi qui la filiera non è corta, è cortissima, e c'è un amore, c'è una predisposizione a coccolare, possiamo dire, queste bestie, questi animali che ci danno così tanto, che tutto l'amore, tutta la sapienza, tutto il sapere della famiglia Roberti viene riversato sugli animali che poi vengono utilizzati per queste preparazioni così succulente, così gustose. Questa sera siamo qui per una prima serata di quattro serate che celebrano l'apoteosi della carne, da oggi fino a marzo. Questi quattro incontri sono un'occasione imperdibile per gustare ricette della nostra tradizione, ricette tramandate di generazione in generazione, naturalmente ricette che fanno parte del nostro territorio. Questa sera in particolare il titolo della serata è C'è carne e carne, quindi potete immaginare che l'apoteosi della carne regnerà sui tavoli. Anche qui ricette della tradizione, ricette del nostro luogo, naturalmente con tutto il sapere delle maestrie del ristorante Montecucco. Il titolo di questa serata è C'è carne e carne. E direi che non è solo un motto così arido e asfittico, ma è denso di significato. Gian Mattei, c'è carne e carne veramente. Veramente. Io ho questo motto che mi pregio di dire che l'ho inventato io, ma in realtà l'ho inventato per il pesce. Avevo fatto una conviviale con l'Accademia intitolata C'è pesce e pesce. Ma come c'è pesce e pesce, c'è anche c'è carne e carne. E qui effettivamente è un esempio di come sia importante la materia prima, come dicevamo prima, e poi saperla cucinare. Sono due cose inscindibili, materia prima e sapienza della cucina. Manca l'una o manca l'altro, non funziona. Non funziona. Questa sera arriveranno sui piatti delle pietanze che sono l'essenza, la matrice territoriale per eccellenza, dico bene? Certo, certo, certo. Beh, intanto sono quasi tutti piatti tradizionali. L'ossobuco con la cremolata no. Però l'ossobuco sì, magari noi lo facciamo con i piselli, esatto, con i pomodori, a Milano lo fanno così, ma è buonissimo. È uno di quei pochi, perché Milano non è che emerge come grande cucina, esatto, no? La cucina meneghina in realtà sono toscana, i mondreghili, appunto, no? Il risotto giallo, l'orecchio d'elefante, poco altro. Però l'ossobuco è veramente... E la pasticciata invece tipica nostra, e così come i piatti che seguiranno sono tutti di ispirazione locale. Dopo ho chiesto a Marco, ci spiegherà anche i tagli, da dove, esatto, provengono. Secondo me è importante, perché pochi sanno, so per esempio che il famoso muscolo che si mangia nel bollito, certo, noi facciamo sempre, tu ci sei, certo, sempre, come no? Il bollito misto, c'è il muscolo. Esatto. Beh, quel muscolo lì è la stessa parte che stasera mangeremo per l'ossobuco, cioè che sarebbe la gamba, quello che sta sopra il piede. Quindi è interessante sapere queste cose, come va cotto, il muscolo è una carne molto tenera, che però richiede una cottura lunga, eccetera, eccetera. Così come qui per la pasticciata è stato usato un taglio di carne che si chiama cappello del prete, che però magari all'inizio dice, oh, cappello del prete, buongiorno. Però in realtà piano piano gioietta, pesce, sì, piccione. Cioè in realtà bisogna imparare a avere dimestichezza, certo, con questi, certo, temi, perché non è, cambia molto. Cambia molto.
E queste serate al ristorante Montecucco, dove sono protagonisti di volta in volta svariate tipologie di pezzi di carne o di animali, sono un vero e proprio approfondimento, acculturamento. Chi viene qui per queste serate? Oltre a venire per mangiare buone cose, buone ricette, però grazie a persone come Fiorenzo Giammattei, come Antonaros, che comunque hanno un momento di divulgazione, ci insegnano anche ad apprezzare quello che poi noi ci ritroviamo nel piatto. Ma infatti, guarda, Marco te lo potrà confermare, noi abbiamo degli aficionados che seguono, adesso noi sai faremo il bollito, certo, faremo il fritto, e questi ci seguono sempre. Io adesso le abbiamo un po' ridotte, le relazioni, perché poi la gente si annoia. Ma io mi ricordo una volta feci una relazione sulla carne con tanto di slide, eccetera. Io ero presente, me la ricordo. È stata, la gente poi faceva le domande, poi mi ha telefonato a casa. Non è vero che la gente non gliene frega niente. No. È che non lo sa, non ha cultura, ma allora chi ce l'ha, quel pochino che ce l'ha, gliela deve insegnare, perché non è vero che la gente gli interessa. Sì, poi fa degli acquisti consapevoli. Certo, perché dopo si rivende un po' delle cose che acquisisce. E poi fai bella figura, no? Ma ce l'ha, invece dammi la fettina, no? Dammi la fesa d'anteriore, Ma poi anche quando andiamo anche un po' fuori dal nostro habitat naturale, riusciamo a cogliere anche le differenze, perché se siamo abituati a certi sapori, a certe consistenze, poi abbiamo anche dei parametri di confronto, no? Certamente, certamente. Questo può essere un valido strumento. Come no? Per esempio, io ho visto all'inizio, quando facevamo il bollito, molta gente era diffidente nei confronti della lingua. Piano piano, lo sai che non gli bastano più, ogni volta è la prima a finire, che la gente impara, si fa, poi chiaramente uno c'ha il background, la lingua, ma una volta spellata, eccetera, in realtà è buonissimo, è tenero. Assolutamente. Quindi bisogna fare questo, come un po' come le carni rosse, sai, c'è stato anche a livello internazionale, sulla carne, poi prima dicono peste e corna, poi dopo cambiano idea, retromarcia, non è vero, in realtà quello emesso poi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, riguardava poi le carni condite, quindi soprattutto era riservato agli americani che mangiano tanti hamburger, salsicce, ustra e compagnia bella, ma la bistecca dai, non ha mai ammazzato nessuno. Abbiamo sentito anche da Marco la preparazione di un primo piatto con una salsiccia particolare, che ha delle caratteristiche intrinseche particolari. Molto particolari. Noi non siamo abituati alla salsiccia di carne bovina, anche se al nord esiste, ma da noi invece, specialmente in Piemonte, da noi invece sono in pochi a farla, anzi credo che sia l'unico lui, io non l'ho mai visto da nessun'altra parte. Che si chiama praticamente? Magrina. Perché è molto magra, perché il 90% è carne di manzo e il 10% solo è carne di maiale. Ma è ben condita, aromatizzata, non c'è il pepe, perché sai come oggi. Esatto. Oggi non credo ci sia nemmeno l'aglio, perché oggi sono un po' i nemici. Io non sono d'accordo. Però, sai, è un po' i nemici pubblici numero uno sono diventati questi. Che si posa benissimo, è profumata, è molto. Adesso abbiamo mangiato questo ragù in bianco, è fatto bene farlo in bianco, perché il pomodoro avrebbe coperto, tutto. Invece proprio sentiva bene il sapore, è una cosa molto interessante, molto gustosa, e lui dice tra l'altro che va molto, si vende bene anche per i bambini, per chi non vuole il maiale, il pepe, Stasera è una sera dedicata alla carne. La carne è stata fino a 80-90 anni fa la materia prima riservata alle classi sociali benestanti, alla borghesia, all'aristocrazia. C'erano persone che la domenica si presentavano al bar dopo pranzo con lo stuzzicadente tra i denti per fingere di avere mangiato carne. Questa sera il protagonista è il vitello, il manzo, in tutte le sue preparazioni più ancorate al territorio possibilmente immaginabile. Però avete pensato a un progetto, vedo che abbraccia un po' tutte le possibilità che questo territorio in tema di ricette può produrre, può dare. Sì, in genere io credo che siano due i territori sui quali si può
compiere un peccato carnale. Uno è il letto, ecco, e l'altro è la tavola. Ecco, noi questa sera abbiamo deciso di occuparci della tavola. Esatto. Il letto lo lasciamo per un'altra volta. Ora, tra questi peccati carnali, stasera abbiamo cercato di presentare un ampio ventaglio che va da un antipasto di carni suine alla pasticciata, all'ossobuco, a tutta una serie di tagli particolari e diversi di carne bovina cucinata secondo le tradizioni di questa parte delle Marche. Siamo nel nord delle Marche, una terra che un po' come in tutta Italia era abituata fino a 80-90 anni fa, le carni arrivavano a tavola quando proprio erano prossimi all'estinzione, cioè fine ciclo vita, esatto, insomma, di animali, no? Quindi si mangiava la carne solo alla fine, quando il bue aveva lavorato la terra per tutta dare la sua esistenza, non aveva più nulla, quindi era una carne dura, stanca, sfibrata. Beh, adesso è cambiato tutto, insomma, certo, sono carni pieni di sapori, pieni di umori, è cambiata la tecnologia degli allevamenti, è cambiato tutto, no? E quindi riusciamo a godere anche di tutta una serie di sapori come forse negli ultimi 10.000 anni l'umanità non ha mai potuto avuto questo tipo di piaceri, insomma, questo per la tavola, per il letto forse anche. Però questo ne parleremo in un'altra puntata. Facciamo una serata a tema. Esatto. Poi ci sono le altre puntate in cui parliamo del bollito, e il bollito è un'altra tradizione non tanto marchigiana, perché molto più nord italica, però vicina, insomma, a quelle che erano le esigenze comunque delle popolazioni marchigiane, nel senso che anche in questo caso le carni erano talmente vecchie, che stanche, dure, intestardite dal lavoro, che l'unico modo per mangiare era bollirle per ore e ore e ore, e allora lì si ammorbidivano. E noi racconteremo come è possibile fare tutta una serie di piatti straordinari scegliendo i pezzi giusti nei tagli di un bovino. Poi dedicheremo un pranzo ai tagli di carne di maiale, e anche questo è un omaggio alla norcineria marchigiana. Quando diciamo norcineria, sì, lo stesso termine, che è un termine latino, ci fa sempre pensare all'Umbria. Esatto, viene un rimando. Quando si parla della norcineria, pensiamo, certo, all'Umbria. Invece le Marche hanno una tradizione altrettanto importante, ah, altrettanto illustre. Quando pensiamo a piatti tipo coniglio alla porchetta, o porchettare un piatto, esatto, eccetera, che vuol dire farcirlo, eccetera, preparare la porchetta, le lumache, vuol dire che su questa terra la tradizione di preparare in un certo modo la carne di maiale, farcendola per farle perdere certi sapori e per fargli assumere aromi importanti, certo, era una tradizione secolare molto vecchia. Poi chiuderemo con un discorso apparentemente originale, che è quello del fritto. Esatto. Quello del fritto è originale nel senso che di solito la ristorazione marchigiana, anche nel nord delle Marche, il fritto lo mette lì in un angolino, senza dargli troppa importanza. Lo troviamo come piatto protagonista, insomma. Qui invece sarà tutta una serata dedicata al fritto, e sarà una serata divertentissima, perché poi il fritto ha intanto una storia bellissima. Certo. I romani, che consumavano tantissimo olio, l'olio dei romani arrivava soprattutto dalla Spagna, e quando arrivava, in genere pensiamo che arrivasse per cucinare, per diventare belli, lucidi, belli unti, ecco, per ragioni estetiche, poi e probabilmente quindi pomiciavano con questo olio, tutti belli unti tra di loro. Ma in cucina l'olio veniva utilizzato pochissimo, e si impara in Europa a utilizzare l'olio per friggere solo dal VI-VII secolo in poi,
grazie agli arabi. Gli arabi insegnano all'Europa a friggere. E da allora però la frittura comincia a diventare una tecnica di cucina sempre più interessante, con soluzioni sempre più originali, certo, e curiose, perché si comincia a friggere di tutto, dagli ortaggi, sì, alle carni, al pesce, eccetera. E si scopre una cosa meravigliosa, che è diventato un po' una, ad esempio, degli slogan di Igles Corelli, sì, che dice sempre, fritto, lui lo dice in romagnolo, certo, no? Fritto è buono anche il cartone, fret le bon anche il cartone. Esatto, è vero. Ed è verissimo. No? E noi con questa serata dedicata alla frittura faremo vedere come dalla carne di agnello ai carciofi, a qualsiasi cosa, una volta fritta nel modo giusto, con i tempi giusti, diventa una festa meravigliosa. Una festa meravigliosa per il palato, ma anche per gli occhi, perché poi si mangia anche con gli occhi. Qui sono mise en place molto caserecce, molto tradizionali, che però danno... Se posso dirlo, si mangia ormai col naso. Il naso è la prima cosa con cui mangiamo. Quando mettiamo un cibo vicino, il messaggio che arriva al cervello passa prima di tutto attraverso il naso, esatto, poi passa attraverso gli occhi. E con gli occhi ciò che ci piace vedere, ci piace mangiare, poi sempre di più mangiamo col telefonino. Quando arriva un cibo, tac, facciamo la foto e pare che il cibo fotografato sia più buono ancora del cibo non fotografato, soprattutto per gli altri che lo vedono, esatto, e non lo stanno mangiando. Buon appetito, Lino. Grazie. Il motore di queste serate così belle, così accoglienti, così calorose, così cariche di cibo che ricorda quello che si assaporava una volta, un tempo, nelle case dei nostri contadini, dei nostri nonni, dei nostri genitori. Il motore di tutto questo è la famiglia Roberti, e non solo Marco che è qui con me, sempre in prima persona, ma alle spalle c'è tutta una brigata in cucina, tua moglie, le tue cognate, insomma, i tuoi fratelli, che mettono tutto l'amore possibile immaginabile nei piatti. Stasera ci hai servito, lo devo dire pubblicamente, ci hai servito dei tagli di carne stupendi. Quindi in questa carne c'è tutto il vostro lavoro, il vostro sacrificio. Sicuro, sì, sì, è proprio così, sì. Sì, stasera abbiamo fatto, la gente è stata molto contenta perché abbiamo fatto delle cose diverse, abbiamo fatto assaggiare 5 tagli di carne a partire dalla pasticciata, che è una cosa nostra tradizionale, poi abbiamo fatto, per cambiare, uno spezzatino, abbiamo fatto l'ossobuco, un ossobuco fatto alla moda milanese, che era una cosa, è stato molto gradito. Si scioglieva in bocca. Poi abbiamo fatto la sella, che è nostra, alla fine la tagliata, che quella è una cosa che non può mancare. Di primo abbiamo servito dei gnocchi nostri tradizionali, con un sugo di salsiccia magrina, che è una salsiccia che ho inventato io di bovino, con degli ingredienti a parmigiano, senza pepe, perché è fatta anche per gente che non può mangiare cose calorose, no? Senza pepe, senza... Io devo dire che l'abbinamento con questa pasta bianca, questo sugo bianco, è stato veramente di grande importanza, cioè esalta tutto il sapore e tutto il bello che c'è in questa salsiccia, che regala dei sapori, poi lo gnocco è fantastico. Sì, è una cosa particolare. Particolarissima. Sì, noi la facciamo anche, ci condiamo tutto, condiamo tagliatelle, ci condiamo le pappardelle. Fantastico. È una cosa che va qui, se la servi, ogni volta che la servi, è un successo. C'è gente sempre sì che la richiede, perché è una cosa, tra l'altro, anche per noi è una cosa poi anche semplice da fare, certo, è un sugo che non è impegnativo, tirato come i sughi, no, di carne rossa, hai capito, è una cosa che va, ecco. Sì. Benissimo, io però ho detto all'inizio che questa è la prima serata di una serie di serate, 4 serate, tutte improntate sulle produzioni locali e le ricette anche locali. Sì. Avete fatto una bella pensata, devo dire. Sì, abbiamo fatto un progetto, sì, insieme al dottor Gian Mattei, insieme al dottor Piccinetti,
Alfredo Antonaro, abbiamo fatto questo progetto che sono quattro serate, siamo partiti adesso con la carne, che l'abbiamo chiamata C'è Carne e Carne, che l'abbiamo già fatta, poi adesso partiamo il 9 e andiamo avanti con il bollito. Il bollito. Ormai la gente chiamano da tutte le parti, che spero, hai faticato un bel po' con questo bollito, però ti sta dando grande soddisfazione. Sì, addirittura bisogna farlo almeno due volte l'anno. Se non lo fai si lamenta. Sì. Poi il 10 di febbraio faremo come abbiamo fatto 5-6 anni fa, tutto sul maiale. Faremo vedere a partire dalla mezzena, tutti i tagli, la lavorazione. Fantastico. Faremo i ciccioli, faremo la coppa, tutto lì al momento, la facciamo vedere proprio diretta come si fa, ma non con uno o due, con 10 mezzene, le lavoriamo tutte lì, poi a mezzogiorno ci sarà il pranzo, la gente mangerà. Certo. Con lo strutto faremo subito le castagnole, le casciole come si usa, che ormai siamo a carnevale, e poi a marzo, il 23 marzo, hanno voluto proprio loro fare, che non si usa qui tanto, infatti, si usa a mangiarlo, però fare una cosa con i fritti, tutti i fritti misti di carne e anche delle verdure, che è una cosa che qui da noi nel ristorante va, specialmente i clienti che vengono dalle basse Marche, da Ancona, sì, molto. Anche stasera, per esempio, ho mangiato di là due comitive. Perché in carta nei ristoranti non si trova. Però invece se uno lo fa come si deve, io l'ho fatto fare anche per il matrimonio dei miei figli, il fritto. Ed è andato che volato. È una cosa che la mangiano tutti, capito? Quindi insomma avete capito bene, amici, quattro serate, una ormai è andata, ma vogliamo presentarvi e invitarvi alle prossime tre serate, perché avete capito che insieme al buon cibo, al mangiare, allo stare insieme agli amici a tavola, Marco e la sua famiglia vi fa anche una guida, vi illustra il percorso della carne, perché poi capire che cosa uno mangia, che cosa ha nel piatto, fa apprezzare ancora di più questa cosa. Sì, quindi è una cosa che gli piace. La gente è anche contenta di sapere, di spiegare. Noi lo facciamo anche, sia io che mio figlio e mia figlia, anche nei negozi. Noi abbiamo la produzione degli animali nostri, non è che possiamo andare a comprare. Allora tu devi riuscire a vendere, devi saper vendere tutto, non puoi vendere solo la bistecca e la fettina, capito? Certo. Devi consigliare alla gente che c'è lo spezzatino, c'è lo subuco, c'è il muscolo, c'è il biancostato, la gente ormai da noi mangia tutto. Mangia la tutto. Fortuna nostra è quella lì, perché bisogna insegnarli comunque, non si può solo vendere quello che è facile vendere, bisogna vendere tutto. Se uno è messo come siamo messi noi. E poi visto che l'animale viene sacrificato per il nostro piacere, è bene non buttare niente. Non sprecarlo, non sprecarlo. Hai detto proprio bene. Perché quello vuol dire, il fatto che lo sacrifichiamo per il nostro piacere, il nostro non è detto che lo dobbiamo. Bisogna sprecarlo, assolutamente. Assolutamente. Va bene, quindi mi raccomando, Cerchietto Rosso, seguite gli appuntamenti del ristorante Dancing Montecucco, perché la famiglia Roberti vi regalerà momenti di puro piacere, ma anche di apprendimento, cioè capirete come si fanno certe cose. Io una cosa ce l'ho qui nella testa che mi è rimasta, i ciccioli, ho la fissa dei ciccioli, da buon romagnolo ho la fissa dei ciccioli, e quindi quella serata mi raccomando, perché capirete come nascono i ciccioli, è vero? Sì, come. Alle prossime. It's been 24 hours anymore.